Allora, vediamo un attimo come testurizzare in maniera un pochino più sofisticata. Come al solito partiamo da Blender vuoto e vediamo come costruire il nostro primitivo sculpted, che abbiamo già visto, una sfera. Quindi andiamo sul nostro 3D View, creiamo una sculpt mesh, una sfera. Accontentiamoci di una sfera. Ecco qui una cosina, se voi fate già tab, vedete che abbiamo già una sorta di immagine, ma non va bene questa immagine, dovete essere in grado, dovete farla per forza attraverso il render Bake Sculpt Mesh. Facendo in questo modo vedete che viene perfettamente definita. Okay? E poi prima di cominciare a lavorare dobbiamo metterci in visione frontale. Eccoci. Quindi andiamo qua, premiamo l'1 e andiamo in visione frontale. Ok, adesso andiamo avanti e proviamo a vedere come fare la UV map. Notate che noi abbiamo già una UV texture perché la sculpted map è a sua volta una sorta di UV texture speciale, ma non è quella che ci interessa a noi. Quindi dobbiamo costruire una nuova UV texture qui, new. Questa UV texture al momento la lasciamo chiamata UV texture perché ci servirà poi più oltre. Qui dobbiamo essere sicuri di avere un'immagine nuova, quindi costruiamoci un'immagine nuova in certe dimensioni e di esserci posizionati sopra. Qui la cosa fondamentale a questo punto è di riuscire a fare l'unwrapping. L'unwrapping di questo oggetto, togliamo la selezione, ecco, questa qui è la nostra immagine. Dobbiamo prendere, ecco, prendiamo il parallelo centrale, questo, facciamo Alt, ecco, ci posizioniamo su le linee qua, facciamo Alt questo. Ci assicuriamo che di selezionare, quindi facciamo Shift Alt tasto destro anche sul prosieguo. Ok? Quindi vedete che abbiamo definito il parallelo a tutte e due le parti. E facciamo Ctrl E per dire Mark Seam. Ok? Dovete vedere esattamente e solo un cerchio arancione. Questo cerchio arancione è quello che verrà usato per aiutare nell'unwrapping. A questo punto, se avete fatto tutto giusto, dovete prima di tutto selezionare tutti di nuovo le cose, quindi A, ok? Dopodiché fate U per unwrap e cliccate su unwrap e ottenete, vedete, ecco questa qui è la cosa, vedete l'unwrapping del nostro sfera, quindi ci sono le due superfici, quella di sinistra e quella di destra. Ok? Adesso che abbiamo ottenuto l'unwrapping in modo da aver avuto quasi due sfere, due cerchi, dobbiamo proseguire con la gestione delle texture relative. Ok, vedete quindi che abbiamo bisogno di una foto, per esempio 512x512, dove nella parte bassa ci siano due immagini tonde che vogliamo mettere sulla sfera. Noi, per esempio, vogliamo mettere un mappamondo, no? Quindi due foto della Terra che abbiamo. Quindi noi cerchiamo nel nostro inventory se abbiamo un attimo, image, ecco, abbiamo un mondo 512x512 che me l'ho costruito, tasto destro, apriamo l'immagine e vedete, ecco, entriamo qua, vedete che siamo quasi a un punto, nel senso che abbiamo cioè la UV wrap è quasi quella giusta. Ma non è proprio quella giusta, dobbiamo rimpicciolire queste cose in modo tale che si avvolgano perfettamente sulla nostra immagine. Per fare ciò proviamo innanzitutto a fare questo, cioè selezioniamo la modalità a isola, quindi clicchiamo qua e possiamo selezionare tutta questa isola. Vedete che è un po' storta questa, quindi faccio una rotazione per averla dritta e poi faccio ancora una scalatura in modo tale che la mia UV wrappi perfettamente l'immagine o quanto più possibile l'immagine che voglio metterci. Vedete che c'è ancora qualche sbavatura, quindi faccio A e seleziono i singoli punti, quindi qua con G e cerco di fare in modo tale che i punti siano giusti sull'immagine, no? Quindi faccio un po'. Oppure qua cerco di fare in modo tale che non prendano dei pezzi neri, perché poi i pezzi neri si vedono nell'immagine. Ok, qua G. Ok, comunque questo è un lavoro che potete fare. Poi un'altra cosa che faccio anche è quello di fare in modo tale che questi punti, vedete che sono messi male, siano allineati correttamente. Quindi faccio B, mi seleziono questi punti, li scalo a 0
confermo, tasto sinistro, stessa cosa in alto, prendo i punti, li scalo a 0, no, non va bene, avevo dimenticato di deselezionare, quindi faccio A per deselezionare gli altri, li riseleziono tutti, li scalo a 0 ed ecco, confermo, poi G e faccio in modo che siano dritti. E sposto ancora questo che era leggermente, ecco, un mestiere analogo lo fate anche per la destra. Adesso per la destra non faccio tutto l'allineamento dei punti, torniamo nella modalità di selezione ad island, seleziono questa, ruoto, adesso mi sembra forse che sia questo il dritto, ma comunque voi fate un po' di esperimenti, lo vedete. Qui faccio soltanto la scalatura complessiva questa e per il momento non faccio il discorso successivo. Ok, ora si tratta di vedere se più o meno quello che abbiamo fatto ha un senso. Quindi, cioè, prendiamo la nostra immaginina qua e proviamo ad andare in Texture Paint. Ecco, vedremo che se abbiamo fatto le cose abbastanza benino, ci dovrebbe venire l'immagine abbastanza comprensibile. Adesso, come vedete, ci sono una serie di difetti, ma non è questo il momento di occuparcene. Adesso lo scopo successivo nostro sarà quello di riuscire a prendere la nostra immagine, questa, e fare in modo tale che venga resa secondo questa UV Wrap. Quindi dobbiamo comporre insieme due immagini e comporre insieme le due immagini sul nostro sculpt. E questo sarà il mestiere complessivo. Ok, quindi adesso andiamo sulla parte di sotto. Esploriamo la parte di sotto e dobbiamo andare nella parte di material. Vedete che non ci sono dei materiali, altrimenti qui ci sarebbe tutta una sfilza di cose. Quindi gliene aggiungiamo uno. Ecco, aggiungiamo questo material. E poi andiamo, ecco, a questo punto dobbiamo introdurre la immagine, quella famosa del mondo 512, e dobbiamo aggiungere, quindi vedete che siamo andati qua sul tasto Texture Button F6 e aggiungiamo una texture. La texture sarà di tipo immagine, ovviamente, e questa immagine dobbiamo prendere una delle immagini in nostro possesso. Quindi prendiamo quella dei mondi, il JPEG, che è questo mondo 512x512. Potremmo anche caricarlo dal disco. Qui mi fa vedere una preview dell'immagine e quindi niente, noi adesso abbiamo effettivamente l'immagine caricata. Però questa immagine dobbiamo poi andare a su F5. Vedete che qui ha già cominciato a metterla, però vedete che l'ha messa male, non è quello che abbiamo visto prima. Quindi dobbiamo collegare l'immagine all'UV wrap che abbiamo fatto prima. Per fare questo dobbiamo selezionare questo qui, il texture, andare su Map Input e qui dobbiamo selezionare UV e poi dobbiamo dirgli con esattezza qual è il nome della UV a cui vogliamo agganciarci. Questo era il nome che avevamo visto prima quando avevamo aggiunto, vi ricordate, la nuova UV text. Quindi facciamo UV text, che è il nome. Ecco qui, se noi mettiamo un nome sbagliato, ci compare in rosso, quindi questa è un'informazione essenziale. Dobbiamo mettere un nome che lui sappia trovare. UV text è a posto. Allora, una volta che abbiamo fatto questa operazione, lui è in grado di effettivamente fare la proiezione del nostro oggetto. Ok, allora quindi eravamo riusciti a vedere che eravamo riusciti a modellare questa cosa. Abbiamo la nostra UV texture. Dobbiamo crearci o posizionarci su un'immagine Untitled 1024 con la risoluzione giusta. E a questo punto dobbiamo praticamente selezionare in questa maschera di editing il nostro oggetto, andiamo in Edit Mode e qua dobbiamo fare Render e Bake Render Meshed Texture Only. Okay? E quello che otteniamo, vedete, che è effettivamente la resa del nostro oggetto. Però questa resa del nostro oggetto, come vedete, ha dei difetti. Cioè, questi difetti sono in alto e in basso, sono sui due poli. Questi difetti, come ci insegna la brava Clary, dobbiamo correggerli noi. Quindi come facciamo a correggerli? Dobbiamo fondamentalmente andare di nuovo qua, siamo in Edit, quindi deselezioniamo tutto, avviciniamo e selezioniamo i poli, o comunque i punti dove abbiamo visto questo, e poi facciamo sul mesh,
cerchiamo i vertices e facciamo smooth. Vedete che succede una cosina. Questa cosina ci permetterà di correggere il problema. Quindi facciamo le stesse cose anche sotto. Quindi correggiamo qua sotto. Facciamo il solito mesh vertices e smooth oppure W alt 1. Dopodiché selezioniamo di nuovo tutto e ripetiamo il rendering bake render mesh texture only. Come vedete sono sparite i difetti che ha visto la Gaia. A questo punto questa image che abbiamo qua è una texture che possiamo scaricare su Second Life e usarla per i nostri scopi. Spero che questo video, adesso cercherò anche di fare un po' una traccia scritta delle operazioni da fare, in modo tale che riusciate a farlo in maniera anche su altri progetti. In ogni caso, molto 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 esercizio è richiesto. Vi saluto, ciao.